Permettetemi una riflessione che può apparire ironica, ma che mi ha fatto riflettere. Ieri, e c'è qui... Un attimo solo. Ieri sera la nostra comunità, la comunità di Bacoli, ha vissuto un momento di grande fede, di appartenenza popolare, che è la discesa di Sant'Anna dalla nicchia, che dà inizio alle celebrazioni della Santa Patrona, dei Santi Patroni della città. C'è Don Carmine lì, abbiamo vissuto questo momento di pace, di serenità. Come ricordava Don Carmine, Sant'Anna è legata alla devozione delle mamme che andavano a portare la propria preghiera per i figli che erano in guerra, in un tempo di guerra. È bene ricordarlo, è bene affatto a viverlo come un momento di riflessione, a farlo vivere a tutti come un momento di riflessione. Ebbene, mentre andavo via da casa e dicevo a mia figlia che andavo a partecipare alla discesa di Sant'Anna dalla nicchia, mia figlia non aveva ben capito cosa stesse andando a fare, e quando ho incontrato delle persone in villa comunale che le chiedevano: Anna, ma il tuo papà dove sta? Lei ha risposto: papà è sceso con Sant'Anna. Allora mi ha fatto riflettere, nella sua semplicità, nella sua solarità, nel momento di oggi. Noi dobbiamo imparare, anche a seguito di ciò che ci ha detto Sua Eccellenza il Vescovo, dobbiamo imparare, mia figlia non ha detto qualcosa di totalmente sbagliato, perché dobbiamo imparare a camminare con i santi. Dobbiamo imparare a camminare con donne e uomini che oggi celebriamo come santi, ma che sono stati donne e uomini e con il loro esempio hanno raccontato cosa è la cristianità militante. Nessuno di noi ambisce a diventare un santo, ma se nel quotidiano riusciamo ad esprimere non soltanto un credo religioso, ma anche civico, di appartenenza al territorio, che significa volere bene alla città, al porto di Baia, alla piazza, alla strada, al nostro vicino di casa, e ad aiutarlo laddove ha difficoltà, io penso che avremo vissuto questo momento non soltanto come un'intitolazione di un largo meraviglioso, ma come un momento in cui abbiamo ricordato a noi stessi che l'esempio di San Giustino possa aiutarci a vivere meglio nella nostra terra, con il nostro vicino di casa, imparando a camminare con i santi. Tornando a casa, ognuno di noi potrà dire: questa sera sono stato con Don Dario, con i parroci, con Sua Eccellenza il Vescovo, ma sono stato con San Giustino, e voglio continuare a praticare nella vita, nella realtà, nella concretezza degli atti quotidiani, il buon esempio di un buon cristiano, che è un buon esempio di un buon padre, di un buon fratello, di un buon amico, di un buon cittadino di questa nostra splendida comunità di Baia, di Bacoli e dei Campi Flegrei. Viva San Giustino Bussolillo, viva Bacoli. Vi voglio veramente ringraziare ancora, e questo camminare con i santi mi fa ricordare l'espressione di San Giustino: facciamoci santi per davvero. Quindi adesso sarà scoperta questa targa della piazzetta di San Giustino. C'è il per davvero di tutta Baia, di tutta Bacoli, di tutta Pianura, di tutta Monte, di tutto il mondo intero, di tanti cuori appassionati di cielo che desiderano sempre di più di fare il bene sulla terra. E allora camminiamo con i santi, sia questo motivo per rimetterci in piedi ogni giorno. E allora viva, viva San Giustino!
nel ringraziare la commissione toponomastica, tutti i consiglieri presenti, in particolar modo la consigliera Teresa Scotto, il consigliere Alessandro Scamardelli, il consigliere Mario Di Boniri, il presidente del consiglio comunale e tutti coloro che hanno presenziato alla commissione e che hanno fortemente voluto poi con delibera di giunta. Questo momento leggo l'intitolazione sulla targa: Piazzetta San Giustino Maria Russolillo, qui a Baia ha dimorato per un periodo e con gratitudine come comunità ne custodiamo il ricordo. 1932-2022. Chiediamo ancora la benedizione del Signore su di noi, benediciamo anche la targa, ma la benedizione del Signore non è tanto sulle cose, ma è su di noi, sulle persone. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona serata e grazie per la vostra partecipazione. È un segno anche esterno di fede questo momento che abbiamo vissuto insieme. Evviva! Grazie Baia! Grazie Sindaco! Evviva! San Giustino!